Certo. E adesso passiamo a Simone Merini. Ecco, Simone, ciao. Ciao a tutti, buongiorno. Ecco. Come ciao, stai Laura. Simone? Benissimo. Tutto bene? So che sei sempre intaffarato, fai tante cose. Insomma, parlami un po' di te, Simone, in questi ultimi, diciamo, questo ultimo periodo, perché so che sei sempre su Facebook, sì, so che sei combino, qui. Cosa combini? Ecco, perché c'è tanto da dire, insomma. Ecco, allora, tu... brevemente io faccio spettacoli come imitatore, ho partecipato a varie trasmissioni televisive, Rai e Mediaset, potete vedere tantissimi miei video su YouTube, mettete Simone Merini, vi segnalo anche i miei famosi scherzi telefonici in cui mi spacciavo per Vittorio Sgarbi. Personaggi famosi ci sono cascati, anche il grande Lucio Dalla, anche Gianni Morandi, Gianni no, Gianni non glielo ho fatto lo scherzo, però no. Con Gianni ho avuto l'onore che già due volte, anzi l'anno scorso alla Parrocchia del Farnetto, lui sul palco mi ha presentato, mi ha coinvolto a fare alcuni sketch e tra l'altro come show posso dire, ecco, le cose più, mi chiedevi le cose più recenti, tanto io ho una pagina ufficiale su Facebook dove metto sempre gli eventi attuali, diciamo, sempre aggiornati. Faccio moltissimi spettacoli al bellissimo ristorante Pizzeria Pepita a San Matteo della Decima e adesso invece nell'immediato, questo giovedì 20 marzo, tutti se volete venire, sarò a fare il mio show alla pizzeria Al Ponte da Renato a Castenaso, dove sarò in compagnia di una bravissima cantante Antonella, e invece venerdì 21 marzo, il giorno dopo, alla sera il mio show al Manis Club di Bologna in via Cherubini, sempre con la bravissima Antonella, che fa musica live e anche un po' di karaoke, perché è giusto che anche gli altri, bisogna coinvolgere le persone, chi vuol cantare, canti, stiamo tutti in compagnia, in allegria e in simpatia. Ma tu parlami un po' del passato, so che tu hai fatto tante cose anche con degli artisti. Sì, abbastanza. Io ho avuto l'onore fino adesso di come anche naturalmente Daniela, bravissima amica e grande no, ci artista. Conosciamo molto bene con Simone. E devo dire che con Vittorio Sgarbi. Ecco, io ho avuto l'onore fino adesso di lavorare anche con grandissimi artisti. Esatto. Grandissimi non soltanto perché sono famosi, perché io ho lavorato anche con dei grandissimi artisti non conosciuti, certo, che sono in ambito bolognese, locale, anche per loro scelta, ci sono delle persone che non amano stare sotto i riflettori in modo particolare, ma bravissimi, dei grandissimi talenti. Comunque, dico questo perché ho avuto il piacere fino adesso di partecipare a diversi film di Pupi Avati con ruoli secondari, ho recitato con Christian De Sica, poi in televisione con Gene Gnocchi, ho lavorato con tanti personaggi, insomma. E, che simpatico che Gene, è una delle persone più simpatiche che io abbia conosciuto. Infatti io ho fatto generoso, vero? Molto, ho fatto tre puntate con lui. Hai partecipato anche con Pupi Avati in un film, diversi. Ecco, qua io lo invidio perché io non sono mai riuscita a lavorare con Pupi Avati e mi chiedo il perché. Io non volevo lavorare con Fellini, ma ero un ragazzino. Non battiamo qua sopra. Con Avati, per esempio, ecco, ho avuto il piacere di partecipare, mi dicevi di Pupi Avati, ho avuto il piacere di partecipare al suo bellissimo film La Rivincita di Natale, dove interpreto il figlio di Gianni Cavina, un grande attore che scusate, mi lascio prendere dall'emozione quando parlo. Sì, ma se tu batti sul tavolo dopo è un problema. È vero. No, è un grandissimo attore, Gianni Cavina. Grande, davvero, sì. Ho già lavorato due volte con lui e sono, come dicevi te Daniela, quegli artisti che ti insegnano tanto. Tanto. Perché io è vero che mi sono diplomato come attore all'Accademia dell'Antoniano di Bologna e al Teatro Bibbiena del grande Giorgio Trestini. Vedi, Simone Merini è tutto da scoprire. Magari nel senso, non è senso fino, non è che ti voglio spogliare, insomma, però sei proprio nel senso come persona, come personaggio, ecco, come attore. Abbiamo come in comune la cosa dell'Antoniano. Vedi? Ecco, hai visto Daniela, quindi avete qualcosa in comune, ma fate qualcosa insieme. Insomma. Ma noi abbiamo fatto qualche cosa di cabaret insieme, capita ogni tanto di lavorare insieme. Ecco. Volentieri, poi magari se capitasse ancora mi farebbe molto ecco, piacere. Tu dovresti venire ad agosto con noi il giorno che c'è lei, guarda. Per me sarebbe una cosa stupenda fare chissà, qualcosa chissà. Insieme, chi lo sa, vediamo. Bravissima, Daniela. Magari, chi lo sa. Allora, io credo che ci sia un video. Adesso lo andiamo a vedere, grazie. Adesso abbiamo un caro amico che vedremo, non ci ha detto assolutamente niente, è una sorpresa. Si trasforma un po'. Lui è Simone Merini.
Grazie, grazie Anita, grazie, buongiorno, buon pomeriggio e benvenuti in questo bellissimo pomeriggio dedicato ai Joe, a Padre Marella. Io vi invito anch'io personalmente a dare la vostra offerta, il vostro contributo per l'opera di Padre Marella, che è veramente molto importante in una giornata così bella, con tanti amici, tanti artisti. Vogliamo fare un grandissimo applauso a tutti gli artisti che a titolo gratuito, ripeto, a titolo gratuito, sono venuti col cuore in mano oggi a portare il loro contributo per questa importante giornata, come tutti gli artisti che vengono sempre da Rita Zidoloni per le sue, per l'associazione 90, veramente qualcosa di bello. E siccome oggi è una giornata bella, sembra che il tempo ci stia tenendo botta, alcuni personaggi famosi che stanno arrivando proprio oggi in Piazza Maggiore. Io lascio la parola a colui che è il re dei congiuntivi, definito da Striscia della Notizia il mago dei congiuntivi, signori Luca Giurato. Ma carissimi amici, carissime amiche, buongiorno, collegamento con Uno Mattina. Ma che bella signora, ma che bello, ormai più che Uno Mattina, ormai è Uno Notte. E allora, collegamento benissimo col mio grandissimo amico, ve lo vedo già nel monitor, Bruno Vespone. Signori, buonasera e benvenuti a Porta a Porta speciale Egio. In questo pomeriggio tanti ospiti vengono a trovarmi a Porta a Porta. Uno di questi, una serie di ospiti importanti, stavo dicendo che sono passati da Bologna, sono passati da Piazza Maggiore. Io mi assumo la responsabilità Porta a Porta di invitare oggi un personaggio che è stato tempo fa in Piazza Maggiore, molto, sempre molto agguerrito, signori e signori, Beppe Grillo. Ragazzi, non ce la faccio più, sono lì che volate come la pantera! Non ce la faccio più, cosa applaudi? Cos'è? Allora io sono qui per specificare una volta per tutte il Movimento 5, io sono il Movimento 5 Stelle, l'ho fondato io il Movimento 5 Stelle, l'ho chiamato così, ma l'unica stella sono io, gli altri devono stare tutti zitti! E quindi già lì è una cosa, è una mia invenzione, l'ho fatto per fregare la stampa, che mi sta sempre accanto. Allora io voglio spiegare una volta per tutte come è nato il Movimento 5 Stelle. Una volta io ero di fronte alla televisione e guardavo l'uomo ragno che stava, tirava delle reti da un palazzo all'altro e la faceva sopra i delinquenti. Allora, reti, ho detto, il mio movimento deve nascere dalla rete, posso diventare anche un uomo ragno. Poi mi sono guardato allo specchio, sono rimasto solo un povero grillo, mi sono detto non posso fare un granché. Allora cosa ho fatto? Ho preso la mia macchina, che è un autogrill, perché potrebbe contenere anche quel maiale di Giuliano Ferrara, e sono andato in giro. Sono arrivato al porto canale di Rimini, ho visto un pescatore con la rete e ho detto ti candido. Poi sono arrivato a Roma col pulmino, c'era uno che non sapeva aprire bocca, Totti, però faceva rete, ti candido. E allora è nato il Movimento 5 Stelle, che io, noi siamo contro gli sprechi, noi, questo governo Monti non ci fa arrivare a fine mese, guarda con che scarpe gira lui, è una roba pazzesca. Noi, la signora, guardatela, la signora andava dal parrucchiere una volta alla settimana, allora si mette l'antiruggine per risparmiare. Siamo rovinati, colpa di Monti! Monti non è una banca, è miliardi di banche messe insieme. Se Monti vuol fare un prelievo prende il banco, ma se lo ficca dietro e tira fuori 10 milioni di euro e poi ci lamentiamo che c'è denaro sporco in giro. E allora che il denaro non vale più niente, come quella signora che va a fare la spesa alla COP. Giuro, ieri una signora è andata a fare la spesa alla COP nel reparto frutta e verdure, si è avvicinata al commesso, il commesso l'ha guardata e fa: signora, cosa vuole? Cosa voglio? Vorrei delle zucchine. Bene signora, oggi le zucchine costano 5 euro l'una, 5 euro l'una, ma lo sa dove se la deve mettere quella zucchina? Non posso signora, c'è già una melanzana da 10, siamo rovinati. E io sono incavolato come una pantera, però vedo che c'è uno che mi rompe le scatole.
sempre contro di me, Vittorio Sgarbi. Buonasera Vittorio Sgarbi, buonasera, mi fa molto piacere tornare in questa piazza, Piazza Maggiore. Io sono di Ferrara, Emiliano, ho fatto un giro in via Rizzoli. Quale nome migliore di via Rizzoli? Infatti quando passo per via Rizzoli mi si rizza, solo a vedere tutte le belle gnocche che ci sono in giro, ma lasciamo stare. Piuttosto ho visto due torri, non mi ricordavo che c'erano due torri, c'era una torre che pendeva da una parte, mi sono detto sta a vedere che è passato Vendola. Poi ce n'era una completamente da vita, sta a vedere che è passato Berlusconi. Ecco, mi sono tranquillizzato. Capri, non siete altro. L'arte che cos'è? L'arte è cultura. Non si fa più cultura, ieri sono andato nella scuola, ho chiesto a un ragazzo chi è il Mazzoni, mi ha risposto il padre di quella vacca delle Mazzottine. Poi sono andato in un'altra classe, che per me l'arte è anche musica. La musica è elevazione. Ho chiesto a un ragazzo, dimmi chi è Beethoven. Mi ha guardato come un pesce lesso. Beethoven. È una pecora. E tu sei una capra! Capra! Allora, basta, io sono troppo arrabbiato. Però siccome sono passato da Bologna, vedo che a Bologna non sono da solo, perché vedo che, ecco, stavo facendo un giro in via Rizzoli, chi manca? Ecco che sta arrivando, Romano Prodi. Buonasera. Io sono... io gioco in casa, io sono venuto giù, dall'Africa, stavo facendo una lezione di economia a Mali e alla una tribù e stavo dicendo economia uguale risparmio. Poi mi hanno telefonato che forse potevo essere candidato e allora sono venuto a Bologna, poi mi hanno detto che purtroppo non è stato possibile. Allora la signora ha detto, per consolarsi presidente poteva fare l'amore, è impossibile perché da quando sono dell'olivo le olive sono extravergini. E allora mi sono detto, meglio lasciare stare. E adesso vedo che è arrivato un ultimo personaggio e mi dicono, io ho fatto molte battaglie con lui, con Bersani. Allora anch'io sono venuto oggi in questa piazza per dire che con Bersani, già il nome Bersani, bevete sani, Bersani, lo dice la parola, con Berlusconi, cosa bevete? Berlusconi, cos'è Lusconi? Ecco, si parla di Berlusconi, è arrivato lui. Buonasera, grazie. Scusate il ritardo, ma arrivo proprio in questo momento da Roma. Scusate, ma non mi partiva l'elicottero. Me l'hai fatto ripartire subito Monti. Del resto è risaputo. Come mi fa girare? Le pare lui? Non c'è nessuno, Cribbio. E allora, però sono venuto perché vedo delle belle signorine e sapete io sono di bocca buona e di bocca sini cattiva. E allora, ieri, prima... mi ha telefonato il mio caro amico Aldo Biscardi, mi ha chiesto se voglio andare al processo del lunedì. Gli ho detto no caro, mi basta quello del martedì, del mercoledì, del giovedì, del venerdì, anche del sabato. Basta. Ma guarda, per la par condicio, giusto per la par condicio, do la parola che è qui presente a Roberto Benigni. È un piacere venire proprio a Bologna, guardate, una gioia proprio incontenibile, proprio come Dante Alighieri quando pensa a Beatrice, proprio, e siccome si parla di Silvio, voglio dedicare una poesia a Silvio proprio. Silvio, rimembri le notti passate con Ruby, quando rubasti il Viagra a Emilio Fe... Beh, fermi, adesso io...